Ernesto Colnago, è un giorno importante per Castione, ma anche credo per lei. Oggi riceverà la benemerenza civica proprio del comune di Castione della Presolana. Ci racconta un po' che emozione si prova a ricevere anche questo tipo di riconoscenza. Di riconoscenze ne ho avute parecchie, però oggi sono un po' emozionato perché non credevo mica di essere invitato dal municipio, del paese dove io abito, cioè abito, ho sbagliato a parlare, è 40 anni che sono qui, che passo questa strada perché sono a casa Bratto. E per me Bratto è come il secondo paese, abito a Cambiago e a Bratto. Sono onorato di questo evento, ho partecipato anch'io con loro e ho vissuto quello che in effetti, cosa volevo dire, la guerra. Io ormai sono a certa età, ho passato anch'io tutta questa roba qua. Ecco, come cosa devo dire? Ringrazio tanto perché in effetti mi sento anch'io un po' di questa valle che ammiro tanto, che stimo tanto e che porta tanta salute. Ma con le sue bici, ha fatto dei test magari qui su queste salite, su questi percorsi così particolari? Sì, io quando andavo in bicicletta, però ho portato qua tanti campioni a casa mia, da Saronni a Mersa, tanti, andavo a mangiare in ristoranti, comunque. E io in 40 anni ho dato tanto del ciclismo, ho dato tutto. Ho ricevuto tanto, io credo di aver dato tantissimo a quanti giovani che non potevano neanche comprare la bicicletta. Io li ho aiutati e sono diventati anche campioni. C'è un aneddoto che magari si ricorda legato a questo comune, a questa sua seconda residenza, come l'ha definita lei, magari un ricordo particolare legato proprio alla sua seconda casa qui a Bratto? Particolare è stato perché sono stato consigliato di venire qua in questa area qua quando mia moglie si era ammalata, e devo ringraziare la dottoressa qui del paese, la dottoressa Fiorina si chiamava, che ha assistito per tanti anni mia moglie. E questo qui sono ricordi che ti lasciano. E quando che vengo in agosto, che lascio dopo un mese, perché io faccio un mese qua completamente, girando un po' tutta questa valle, i ristoranti, eccetera, gli amici, mi viene un gozzo perché aspettando Natale passa 6 mesi e l'anno scorso ho aspettato un anno. Spero di essere qua ancora, spero Natale, essere qua ancora a Ferragosto, perché a febbraio faccio 91 anni, li porto abbastanza bene. Devo dire grazie al ciclismo e grazie a tutte le persone che mi hanno voluto e che gli ho voluto tanto bene. Ma questo, dove mi trovo, vuol dire che è la continuità della serietà di una persona.